Ciao Stefano. Eccoci qua. Ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Stefano, buon lunedì. A voi. Successe tante cose in questo fine settimana. Io ho capito che, insomma, si entrava in campo con la pressione, sapendo il risultato di sabato sera, e nuovamente terzi in classifica. Però c'è il limite a tutto. Ieri sera qualcuno quest'anno ha deciso di farci soffrire fino all'ultimo secondo, una partita in bilico, risultato sempre in discussione. Ci aspettavamo un filo più tranquilla la serata di ieri. Diciamo. Sì, devo dire, non mi aspettavo nemmeno il bellissimo, per carità, l'atteggiamento dell'Udinese. Francamente pensavo a una squadra oggettivamente in disarmo, anche per quello che avevo visto molto spesso, anche nel girone di ritorno, insomma, non soltanto nelle ultime partite. Quindi questo indubbiamente ha complicato. Non so se la Roma si aspettasse una squadra così ben organizzata ieri. Dal punto di vista difensivo hanno fatto una partita quasi perfetta. Poi la Roma sempre quintultimi, abbiamo calcolato la Roma quando facciamo. Sì, sì, è la Roma che ama complicarsi la vita. Ieri l'ho fatto, poi c'era tutta la Roma, no, in quella partita. Ci sono delle partite quest'anno che sono veramente paradigmatiche di una storia, di una tradizione che non è mai decollata definitivamente, se non in senso negativo. Ecco, c'è il giocatore più importante dell'anno, c'è l'unico acquisto sicuramente centrato, no? Quello che non ti ha fatto mangiare le mani per i soldi spesi, anzi, che adesso devi pure sperare che non rientri in qualche strano giro di mercato, che fa una cosa che è degna di Heinz, di Kier del primo anno, non lo so, facciamo l'elenco di tutti quanti difensori centrali impazziti con la maglia della Roma. La Roma c'ha questa forza, no? Di peggiorare i giocatori. Ieri sembrava proprio così, mi sono venuti in mente tutti, mi sono ricordato Schellenberg, che credo, non so se ha smesso, è venuto qui da portiere della nazionale. A Monte Carlo, vive bene a Monte Carlo, diciamo. Sì, a giocare un'altra cosa. Ecco, non gioca, che è stato protagonista della successione del Fulham, ma no, c'è una cosa, noi abbiamo questa capacità di che, ecco lì, pure. E poi la partita si è rimessa sul binario giusto, anche con qualche situazione fortunata per quanto riguarda appunto l'incapacità dell'Udinese, che non a caso, come dici te, quint'ultima, di non raddoppiare, e poi soprattutto anche però con la forza e il carattere che per stavolta, come raramente, si è un po' rivisto. Non so, si è vista una squadra che aveva voglia di non complicarsi la vita, si è visto un capitano che fa una cosa, forse la cosa più bella della partita è quel messaggio alla squadra, insomma, quello è veramente importante, perché raramente Francesco con le parole è riuscito, lo ha fatto a volte con messaggi isolati che erano più personali, no, che di squadra. Ieri quella frase da leader in mezzo al campo ha probabilmente cambiato l'inerzia della partita e ha dato un segnale. Io francamente ripeto, se c'era una cosa che qualcuno anche brutalmente ha rinfacciato in questi anni a Francesco, era quella di essere capitano nei comportamenti tecnici, ma molto poco per il resto, no? Francesco ha sempre vissuto, anche per la timidezza che l'ha sempre accompagnata in maniera molto distaccata, il rapporto con la squadra, formidabile in campo, ma fuori, insomma, non era un leader tecnico, no? Esatto, Dio, sì. Esatto, un capitano più tecnico, che una volta, poi capello, arrivò, esagerando come gli piaceva spesso fare, arrivò a dire che il capitano non porta solo i gagliardetti, quasi accusandolo, insomma, di essere uno che pensasse soltanto alla sua immagine, no? Comunque che non interpretasse il ruolo nel modo corretto. Ieri, insomma, evidentemente è maturato anche in questo, all'età che c'ha, è stato molto 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 significativa quella frase pronunciata a metà campo, insomma, ai compagni sull'1-1. Poi dallo statistico, la Roma non vinceva in rimonta praticamente dal 23 di novembre in casa dell'Atalanta, sì. E quindi c'è stata pure questa reazione da premiare, perché è una squadra che ha proprio mollato definitivamente dopo il primo gol, ne prende altri due probabilmente pure dall'Udinese. E c'è il discorso della coperta un po' corta, perché si stanno vedendo, Stefano, degli errori dei singoli, ma pure di impostazione in fase difensiva, che è quale la Roma non ci aveva abituato neanche quando non vinceva più una partita, perché diciamo sempre, ok, insegna nemmeno con le mani, ma la difesa tiene botta. E insomma, le due trasferte di Milano, ieri contro l'Udinese, al di là dell'errore del singolo, può capitare quello che fa Manolas, però vediamo tante situazioni in cui la difesa sbanda, la fase difensiva viene meno. Sì, beh, ieri era anche una partita particolare, perché la squadra si è sbilanciata molto, anche per come si era messa, e poi perché proprio come interpretazione, insomma, la squadra, anche per cercare di sfruttare al meglio le poche risorse, le poche riserve di energie che c'ha, visto che quest'anno, insomma, indubbiamente dal punto di vista fisico
sono state sbagliate tante cose, era molto sbilanciata, però come dici giustamente te, non è la prima volta che succede. Beh, ma è la stagione è così, purtroppo questa è una squadra che ha perso qualunque certezza nello svolgere dei mesi. Io trovo miracoloso che sia ancora seconda, cioè, ed è comico pensare che giocando in questo modo, perché gioca così praticamente tranne qualche sprazzo, ieri a sprazzi qualcosa si è rivisto, ma insomma la Roma che conoscevamo era un'altra, anche con questi giocatori, anche con questo allenatore. E questa è una squadra che, se non avesse sperperato proprio quello che francamente non era sperperabile, già avrebbe chiuso sul suo cammino, ovviamente abbondantemente seconda nella scena della Juventus, ma senza nessun problema per confermare il secondo posto dell'anno scorso. Questo ti dà la dimensione generale del campionato. Poi certo, a livello di riorganizzazione di singoli bisognerà lavorare tanto. Sì, questo senz'altro. Cominciare dalle conferme forse, perché Nainggolan, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato pure ieri, al di là di una flessione durata mese e mezzo, di essere, insomma, si parlava di imprescindibilità. Ecco, lui è un calciatore imprescindibile. Assolutamente sì. E purtroppo la tristezza che già vedo, insomma, i titoli sui siti è l'apertura di tutti, ma ovviamente quando c'è di mezzo un giocatore della Roma, anche per l'abitudine che questa società ha dato agli operatori di mercato, è tutto in negativo, cioè nel senso che viene dato per partenza, insomma c'è l'interesse di club inglesi, ma soprattutto per quanto riguarda alcuni giornali, addirittura quello della Juve. Oggi in prima pagina sulla Gazzetta pure. Capito, ma quando ci metti un anno e mezzo su un cartellino di un giocatore così importante, ma è normale, no? Ma è pure normale, Stefano, che alla fine ti mettano in difficoltà o ti facciano sputare sangue. Lo faresti pure tu con qualcun altro, no? Certo, tu l'hai già fatto con la stessa Juventus, non ci scordiamo. Insomma, ci sono stati giocatori, uno è sicuramente i Turbe, un altro probabilmente Manolas, insomma ci sono stati giocatori che la Juventus ha trattato, sul quale lo stesso Nainggolan era un giocatore che interessava moltissimo, non solo la Juve, un sacco di altre squadre, la Roma è stata più svelta a prenderlo. Poi però certo le vicende vanno chiuse, se le lasci aperte in eterno è chiaro che il rischio c'è, adesso oggettivamente c'è, è un rischio comunque che io vorrei che fosse rinviato. Non si costruisce niente se ogni volta si rismonta tutto. Nainggolan è sicuramente una pietra miliare di un possibile rilancio, una possibile ricostruzione. Io dico sempre, non soltanto per il valore tecnico che è dimostrato dopo una stagione come questa, quello riesce a tirare fuori una partita come quella di ieri sera e ha tirato la carretta per mesi in alcune partite praticamente da solo. E c'è un problema proprio di immagine, di impatto. Lui è un giocatore pazzesco per il rapporto che c'ha anche con l'ambiente, con la tifoseria. Giocatori così devono restare, ecco, non puoi pensare ogni volta di andare a cercare. È un sistema che ti consente di mantenere forse una dignitosa, ma neanche tanto, visto la stagione di quest'anno, che non sarà dignitosa nemmeno arrivando secondi. Ma pure nella continuità, no? Linea di galleggiamento, ma sì, ma tu devi dare. I bambini vanno matti, cioè Nainggolan ha preso il posto di Gervinho nel cuore da quando è arrivato, no? Certo. Pure dei picchi, cioè queste sono cose che vanno pure considerate, perché al di là di Totti, sì. Se vuoi costruire qualcosa, sì, le devi considerare. E poi le difficoltà sono evidenti, siamo al 18 maggio, Nainggolan non è venduto. Chi continua a scrivere pure in questi giorni è già andato via, Nainggolan non è venduto. Il momento in cui dovesse andare via, ok no, ma come niente, però nel momento in cui la Roma al momento ancora non l'ha perso fino a questo momento, non c'è un solo motivo per pensare che la Roma lo perda, anche se le difficoltà sono evidenti. No, anche perché sulla vicenda del contratto è la Roma che c'ha il coltello da parte del manico, lui c'ha un contratto lunghissimo e c'è sempre il modo, secondo me, di convincere un giocatore nel tempo ad accettare certe situazioni, anche quando punta i piedi, no? Perché quella è un'altra scusa per venderli, quando si dice che il giocatore poi non rimane scontento. Il giocatore poi rimane scontento qualche settimana, poi si riabitua e soprattutto c'hai tutto il modo di toccagliare il contratto senza arrivare magari ai livelli molto alti che ha chiesto lui. Ma comunque io poi continuo a dire, nonostante che da Trigoria si affanni ogni volta a spiegare, non c'è un motivo anche economico per fare un'operazione. È un'operazione che non ha un senso, perché qualunque altro giocatore che vai a vendere, anche svalutato, anche quelli, e sono tanti svalutati da una stagione come quella che abbiamo vissuto, non esiste. Con Nainggolan è la plusvalenza che fai è ridicola, io lo dico ormai da mesi, perché tu ne hai già pagato la metà, hai pagato 9 milioni, per cui dovendo poi dalla metà al Cagliari, io non vedo l'affare. Anche un giocatore
un altro giocatore, Roma ha giocatori importanti, che tu potessi vendere in situazioni diverse ti farebbe comunque plusvalenza, perché ci sono giocatori che la Roma non ha pagato queste cifre spaventose e comunque ha ammortizzato più di Nainggolan, che sta qui soltanto da un anno e mezzo. Cioè, se tu metti sul mercato gli Aic, tanto per non far nomi, è chiaro che quello che hai pagato, che non è una cifra irrisoria, che fu pagata la Fiorentina, però lei è già abbondantemente ammortizzata, è molto più di Nainggolan. Ed è un giocatore che, per quanto viene dalla stagione mezza e mezza, poi bisogna vedere, perché se lo vendi all'estero, comunque all'estero chi non l'ha seguito con grandissima attenzione balzerà gli Aic, lo vendi a 7-8 milioni e hai già fatto pari e patta, certo, rispetto a quello che hai speso, hai guadagnato praticamente quello che ti può portare Pulinetto la recessione di Nainggolan, e non perdi no. Fondamentale, non che non la Roma tanto la previsione. Devi liberarsi di alcuni straordinari mezzi giocatori che tutti quanti insieme forse ne farebbero uno, ma che non tutti uguali, tutti che con le stesse caratteristiche, bisognerebbe cercare di dare una svolta in quel senso. Io più leggo i nomi che vengono associati alla Roma, più mi preoccupo. Altro superfluo. È quello, cioè, capito? Tranne un paio di nomi, ce lo dicevamo anche l'altra settimana, non c'è nessuno che teoricamente possa fare il salto di qualità. E poi insegui, poi ha le utopie come gli scherzi della natura alla Ibarbo, perché Ibarbo è uno scherzo dalla natura, perché uno che ha quel fisico, quella tecnica e quella velocità e gioca e segna come Ibarbo è uno scherzo dalla natura. Ma sarebbe arrivato a 26 anni a fare riserva del Cagliari che è andato in biste. No, è come se tu c'hai una donna meravigliosa che poi però, che ne so, non ha nessun tipo di contenuto, la sorpresa, no? Non è capace neanche che ne so, che si infila i tacchi e casca per le scale come una saccocciona, perché poi presentare, sì, di quelle che magari apri bocca e te fanno tu hai difficoltà grazie ai minigali, bro. Io non ho mai conosciuto un giocatore che abbia quella fisicità, quella rapidità, quella tecnica individuale e riesca a non fare un cacchio come qui. Questa è una cosa imbarazzante, però non ce l'ha dentro, perché si vede che è una cosa. Era già evidente quando è stato da quando è stato preso a gennaio. Non ha preso mica 16 cioè, anni. Questa squadra confermi Nainggolan, perché poi dovrebbe essere spacciato come acquisto. Nainggolan sta qua da un anno e mezzo, sempre seconda a Roma, 20 punti da Juve, arrivata anche con lui, però è imprescindibile. Certo. Prendi un bomber, prendi un terzino, probabilmente più sinistro che destro, e cerchi di capire quando arriva l'idoneità per Castan, quando sarà pronto Strootman. Al centrocampo comunque devi operare, perché tra tutti i punti interrogativi al centrocampo. Sì. Come ci parla Nainggolan, lo confermi, quindi sarebbe il punto fermo. Cioè, non neanche la rivoluzione servirebbe. Servirebbe quello che di fatto non è stato fatto la scorsa estate. Beh sì, perché tanto si è sbagliato clamorosamente con i Turbo, è proprio un pronostico tecnico che qualcuno, per la verità, io mi ricordo, qualcuno aveva detto, insomma, che era un giocatore che c'era comunque dei limiti. Questo effettivamente sta cominciando a diventare imbarazzante, perché dopo 7-8 mesi che stai in un posto, dal punto di vista caratteriale la bocciatura è clamorosa. Stefano, perché noi gli daremo un'altra chance, tu? Io gli darei sì, probabilmente sì, ma soltanto perché temo che ormai non c'è possibilità cioè adesso credo che le offerte che dovessero arrivare sarebbero assolutamente deludenti. Se dovesse arrivare un'offerta, io sono molto deluso. Ma io ho detto, io darei a pochi un'altra chance, io ho detto, forse lo sto dicendo, no, darei anche a Garcia, perché ho l'impressione che sia stato battezzato, e a Roma quando ti battezzano è meglio cambiare aria. Sono molto pochi quelli a cui darei un'altra chance, lo so, c'è da operare in maniera massiccia. Sì. Con macete, insomma, in certe situazioni. Comunque vada, sarà un lavoro lungo da fare, piuttosto complicato. Sono le 9, Stefano, noi ti ringraziamo, appuntamento con te a più tardi in radio tra 5 ore più o meno, alle 14, e noi ci sentiamo invece domani. Ciao Stefano, un abbraccio, grazie a voi. Ciao.